stasera dalla RBR Arena di Rimini. La finale della prima edizione di RBR che gioca il basket vede di fronte Titans San Marino e Wisp Warriors Rimini. Queste le formazioni per i Titans San Marino. Pedro Mandarioli, Elia Canovi, Lorenzo Michelotti, Tommaso Botteghi, Alex Menicucci, Luca Zavoli, Michele Pagliarani, Thomas Gasperoni. Per i Warriors Wisp Rimini, John Kever Cecchetti, Riccardo De Vito, Alessandro Galli, Davide Giovanetti, Stefano Minghetti, Adam Oeslati, Alberto Brancaleoni, Samuele Bianchi, Francesco Zuena, Edoardo Migani. E allora eccoci qua, tutto pronto, è il giorno della grande finale di questa prima edizione di RBR che gioco il basket. Di fronte a due squadre che si sono arrivate fin qui, vuol dire che lo hanno meritato, quindi sono le squadre che si sono meglio comportate in questo nostro format televisivo, che ha avuto, tra l'altro, ne approfitto insomma per dirlo, un grandissimo successo anche a livello di riscontri, di gradimento, quindi insomma siamo molto contenti e ringraziamo soprattutto tutti voi che ci avete dato fiducia e che ci avete accompagnato in questi giovedì sera. E ricordiamo che la trasmissione è nata da una collaborazione tra Rinascita Basket Rimini e Icaro Sport, la redazione sportiva dell'emittente riminese Icaro TV, e adesso siamo arrivati alla puntata conclusiva per quanto riguarda questa edizione 2018-2019. Siamo sicuri che poi ne seguiranno altre, visto appunto il successo della trasmissione. Ma andiamo subito a questo punto, abbiamo già presentato le squadre, andiamo a presentare gli accompagnatori di Titans San Marino e Wisp Rimini. Iniziamo dai Titans e con noi Fernando Paccagnella, allenatore. Buonasera, ben trovato. Buonasera a tutti. Iniziamo da te, perché insomma innanzitutto ricordaci questi ragazzi, di che categoria sono, di che annate sono. Sono del 2006, fanno il campionato Under 13. Come stanno andando in campionato? Al di là del fatto che qui abbiano raggiunto la finale, ma con il basket giocato come se la cavano? Anche nel basket giocato stiamo trovando degli ottimi risultati. Abbiamo lasciato indietro solamente 3 sconfitte, il resto è tutto un percorso molto positivo. Soprattutto negli ultimi periodi stiamo anche vedendo proprio dei risultati degli allenamenti, degli allenamenti che stiamo facendo proprio sul campo. Sono molto soddisfatto di questo. Adesso avremo un periodo abbastanza tosto, perché ci giochiamo 3 partite consecutive contro le dirette concorrenti per il terzo posto, quindi tocca continuare a lavorare bene come stiamo facendo per provare a portare a casa gli ottimi risultati e continuare a sperare nel terzo posto. Tra l'altro so che farete un torneo importante, prestigioso, che si svolge proprio qui a Rimini, insomma nel nostro territorio. Sì, abbiamo la fortuna di poter partecipare al torneo Papini, che oltre ad avere la fortuna di fare un torneo così vicino e sfruttare questa opportunità, è un'opportunità per incontrare nuove squadre, avere nuovi stimoli e soprattutto è un torneo di altissimo livello, quindi vedere anche proprio nuove esperienze proprio sul campo, che a questa età, soprattutto per ai giocatori, a questi ragazzi, è molto importante avere stimoli, vedere giocatori diversi, vedere squadre diverse, avere comportamenti diversi per poter progredire in quello che è il loro percorso di crescita.
Benissimo, per quanto riguarda la WISP, abbiamo il nostro Michele Vergoni che ci ha accompagnato in tutte queste sfide. Ricordiamo, responsabile settore attività basket della WISP Rimini, ma abbiamo anche il presidente della WISP Rimini, Lino Celli. Allora partirei proprio dal presidente. Buonasera innanzitutto. Buonasera, buonasera a tutti. È un piacere, un onore avere il presidente della WISP Rimini nostro ospite. Sì, ho accettato volentieri questo invito da Vergoni, perché stare insieme ai ragazzi è sempre una cosa gratificante anche per noi dirigenti, che molte volte abbiamo poco tempo da dedicare a queste iniziative, che invece sono iniziative che gratificano molto gli atleti, i ragazzi, nel momento, in un momento di relax, diciamo. Ecco, se la stagione, diciamo, invernale della WISP sta arrivando al momento decisivo, perché insomma i campionati, insomma, tra poco giocheranno la loro fase calda, insomma ci saranno anche dei momenti, insomma, particolarmente importanti anche per, dopo ne parleremo con Michele, per il campionato di NBU, sta per aprirsi la stagione primaverile estiva anche della WISP. Sì, certamente come comitato siamo, diciamo, un comitato che ha 200 società affiliate, 1400 soci, e abbiamo un'attività anche nostra, oltre di quelle delle società. Sono attività, sono manifestazioni in particolare, manifestazioni che in bici, a piedi, di nuoto, sono tutta una serie di attività che vengono svolte durante il periodo primavera-estate. Subito il 25 aprile abbiamo una camminetta strack in dialetto, il 25 aprile, poi a fine aprile c'è la Stra Rimini, c'è, insomma, due grandi classiche, insomma, del podismo romagnolo. Il podismo è diciamo, la manifestazione più numerosa come partecipazione. Poi abbiamo un'altra manifestazione che gestiamo noi al mare, in riva, che si chiama la Stramare, che è sempre a piedi per bimbi, ragazzi, adulti, perché la nostra attività va da 0 a 99, perciò facciamo muovere. E anche più, per chi può, anche più. Dico anche più di 99. Adesso dovremmo aggiornare, il tabellone, diciamo. Perché, per la terza cifra, sì, Esatto. E così via, insomma. Abbiamo appena fatto una bellissima manifestazione al Palasport Flaminio che si chiama Gioca Gin, dove si raccolgono diverse attività che si possono svolgere al coperto, e che ha una caratteristica particolare, oltre che il memorial della nostra ex collega Cati Semprini, ma è una raccolta per beneficenza per i bambini che fuggono dalla guerra in Siria. Noi da molti anni facciamo questa raccolta, e in Italia, visto che siamo in una cosa sportiva, siamo come Rimini, siamo sul podio, nel senso che siamo uno dei primi comitati che in quantità di, diciamo, di fondi raccolti per questo tipo di iniziativa, e così via, insomma. Abbiamo anche questo tipo di attività a scopo benefico, che non è sempre, diciamo, da non dimenticare, diciamo. Certo, insomma, la WISP non si ferma mai, 365 giorni l'anno. Michele, allora parliamo non tanto di questi ragazzi che ormai conosciamo già, ormai i nomi li sappiamo a memoria, perché insomma, tra l'altro nell'ultimo mese sono stati spesso e volentieri qui nei nostri studi. Parliamo anche delle fasi finali per quanto riguarda anche la stagione invece cestistica. La stagione cestistica sta arrivando alla fine della stagione regolare. Quindi le 26 compagini che si sono scontrate tutti contro tutti, come vuole la formula negli ultimi anni, e andranno poi a dividersi nel momento in cui finirà questa fase regolare, che dovrebbe finire verso metà aprile. Dopodiché le migliori 16 si giocheranno i playoff, mentre le altre 10 giocheranno un torneo che si chiama Amateur Classic Last 10, quindi, che però anche questo darà, diciamo, un titolo e un trofeo poi al vincitore. Mentre il culmine dei playoff sarà l'atto conclusivo, come abbiamo detto l'altra volta, con il Memorial Caragiulo, che si disputerà al palazzetto di Rimini nell'ultimo martedì di maggio e il primo di giugno. Dovrebbe essere il 28, martedì 28 e martedì 4 giugno. Benissimo.
Invece i ragazzi, ricorriamo le annate, Michele? Questi sono un gruppo 2007-2008 con qualche 2009 che si aggrega per fare numero agli allenamenti e partecipano al campionato esordiente della federazione e stanno andando abbastanza bene perché al momento siamo a metà classifica, dobbiamo recuperare qualche partita ma possiamo puntare comunque anche noi al terzo posto, che sarebbe comunque un ottimo risultato per un gruppo, insomma, diciamo misto, non è, sono tutti 2007, quindi ci sono anche le età più piccole, per cui secondo me sarebbe un buon risultato. Benissimo, allora microfoni ai capitani, siete pronti ragazzi? Perché qui ci si gioca il titolo, siete pronti? Fatemi sentire un bel sì. Sì. Un no? No, nessuno? Siete tutti pronti, no? Ok, allora andiamo a giocare. La prima sfida è facce da campione. Chiaramente, insomma, per la finale vi posso annunciare che stiamo parlando di un campionissimo, perché insomma per la finale ci vuole un super campione, eh? Quindi puntate molto in alto, andiamo a vedere il nostro campione un po' stravolto dal nostro computer, vediamo un po' che cosa viene fuori. Questo è un campionissimo, guardate bene, si vede un po' lo sguardo. La guancia. Wisp. Kobe Bryant. Non è Bryant. Titans, potete rispondere voi? Ci siete? Volete darmi una risposta? Sparate un nome. Kuzma. Così, giusto per dire qualcosa. Ve lo faccio vedere, vediamo, perché voi siete giovani, quindi insomma, però questo è un mito, questo me lo dovete conoscere. Lo riconoscete? È quello che ha fatto più punti. Non lo riconoscono? Allora bisogna... coach, bisogna che lo facciamo vedere. Michael Jordan ai tempi aveva col microfono Michele, dicevo che ai ragazzi l'altra volta avevo preparato su Michael Jordan, tutti anni come Michael Jordan più o meno il giocatore di riferimento, però negli anni di agonismo di Michael Jordan c'erano anche altri giocatori e che alcuni erano veramente a livello di Michael, questo è uno di loro e si chiama Magic Johnson. Il nome vi viene quando l'abbiamo già sentito, perché questo è stato un campionissimo, insomma, un giocatore favoloso, insomma. Va bene, non possiamo assegnare punti per questa prima sfida, ma andiamo ad assegnare allora i primi con Vai col Fischio. Ormai siete degli specialisti del regolamento, eh? Perché tanto vedo che mi sapete sempre rispondere, quindi sapete benissimo che cosa comporta il regolamento, le sanzioni, le regole, tutto quanto. Prima domanda. Un giocatore della squadra A subisce fallo in atto di tiro da due e la palla non entra. In seguito, prima che il gioco riprenda, gli arbitri sanzionano un fallo tecnico ad un giocatore della squadra B e all'allenatore della squadra A. Come riprende il gioco? A. Due tiri per A. Con due tiri liberi. È completa la tua risposta? Più palla a A. Non è corretta. Vi posso dare le tre opzioni solo per i Titans. Dicevo A, due tiri per A e palla B. B, due tiri per B. C, due tiri per A. Due tiri per A. Quindi risposta C? No. Sì. Risposta C? No. Non è corretta. Era risposta A.
avete azzardato un po' troppo presto, probabilmente sapendo le opzioni sarebbe stato... Ecco la spiegazione, i due tecnici che si annullano e quindi si riprende. Molto bene, abbiamo anche Michele che poi ci entra nei meandri del regolamento. Allora, finale, chiaramente anche le domande sono un po' più complicate, perché sennò se siete arrivati fin qua vuol dire che insomma, siete bravi e quindi dovete rispondere anche a domande. Attenzione, perché questa invece è abbastanza semplice. Ricordatevi sempre che avete tre opzioni. Un giocatore in controllo della palla cade per terra, continuando a palleggiare, riesce a rialzarsi. L'arbitro lascia continuare. È una decisione corretta? A. Sì. B. Sì. A. Ed è giusto! Primo punto, quindi, per i Warriors. Sì. Terza domanda. Viene compiuto un errore nella registrazione del punteggio sul referto di gara e questo errore è scoperto alla fine della gara. Il primo arbitro può correggere l'errore ed eventualmente anche cambiare il risultato? No. Non è corretto. Dicevo, eventualmente anche cambiare il risultato finale? Solo per la WISP le tre opzioni? A. Sì, sempre. B. Sì, se non ha firmato il referto. C. No. La B. Sì, se non ha firmato il referto. Ed è questa la risposta giusta. Un altro punto per i Warriors e andiamo a vedere quindi l'aggiornamento nel punteggio dopo le prime due prove. WISP Rimini 2, Warriors quindi 2, Titans 0, ma siamo solo all'inizio, insomma, quindi la finale è ancora lunga. E allora continuiamo a giocare con il nostro Palleggiamo. Al nostro palleggiatore... Abbiamo i palleggiatori in studio? Ecco qua il nostro... È un cartone animato? No, è il grande amante del brodo. Me lo ricordo, non me lo dimenticherò mai più. Questa cosa non la dimenticherò mai più. Abbiamo il palleggiatore qui di Titans? No, non è... È rientro a scuola. Ah, rientro a scuola, quindi non è presente. Allora, ricordiamo, la combinazione prevede 6 cambi frontali, 6 cambi sotto le gambe, 6 cambi dietro la schiena. Vince chi ha effettuato la combinazione con il minor tempo, quindi chi ci ha messo meno secondi. Andiamo a vedere il video. E qui sul filo di lana la spunta la WISP. 3 punti per questa prova. E quindi aggiornamento del punteggio che vede i Warriors avanti 5-0 con i Titans che ancora devono carburare, ancora si devono sbloccare. Allora, visto che forse c'è un po' di tensione anche in casa Titans, voi non mi avete ancora detto la vostra squadra del cuore di calcio, vero? Allora, ditemi squadra del cuore e campione di calcio. Io non seguo il calcio, quindi non mi piace. Niente, quindi niente, subito... Io lo seguo poco, ma la mia squadra preferita è la Juve e adesso Ronaldo, il giocatore preferito. Perfetto. La squadra Juve e il giocatore è Ronaldo. La squadra Juve e il giocatore è Berardi. Io non seguo neanche io tanto il calcio. E squadra preferita la Juve e il giocatore preferito è Ronaldo. Squadra preferita Roma, però cioè, non ho un giocatore preferito. Io non seguo molto il calcio e niente. Appassionati soprattutto di pallacanestro, ma di pallacanestro avevamo già parlato nelle puntate precedenti, poi vi chiederò altre informazioni. Adesso vediamo se vi siete un po' sciolti, mi auguro, per cercare di iniziare ad ingranare un po' di punti. Allora, andiamo a giocare con l'ABC del basket. Allora, sapete, ci sono due rose NBA e dovrete mettere
i nomi che sono in ordine numerico, in ordine alfabetico. E avanti nel punteggio la Wisp, e quindi tocca a voi in arancione iniziare con la prima squadra, che vediamo qual è. Ecco qua, i Denver Nuggets. Bello. Li voglio in ordine alfabetico. Sei Jokic. 90 secondi per voi a partire da ora. Barton. Sì. Beasley. Sì. Craig. Sì. Godwin. Sì. Harris. Sì. Hernan Gomez. Sì. Jokic. Sì. Lidon. Sì. Lils. Sì. Millsap. Sì. Morris. Sì. Murray. Sì. Porter. No, da capo. Raga, c'era Plumlee. Sì. Plumlee. 12 comunque, un ottimo punteggio. Quindi Titans concentrati, massimo impegno. Andiamo a vedere il computer, il roster di quale squadra NBA ha selezionato per voi. Lo scopriamo insieme. Sono i Miami Heat. Sono in ordine di numero numerico, li voglio in ordine alfabetico. 90 secondi anche per voi a partire da ora. Adebayo? Sì. Dragic? Sì. Ellington? Sì. Haslem? Sì. Johnson J? Sì. Johnson JR? No. Da capo. Adebayo? Sì. Dragic? Sì. Ellington? Sì. Haslem? Sì. Johnson J? Sì. Johnson T? Sì. Jones Junior? Sì. Maten? Sì. McGrady? Sì. Olinik? Sì. Richardson? Sì. Robinson. Sul suono della sirena mi avete detto Robinson. E con Robinson sapete a quanto siete? A 12. 12 a 12. L'avete presa proprio lì, eh? È come un canestro con il pallone che rimbalza sul ferro quando sta per suonare la sirena, alla fine decide di entrare. Parità, quindi un punto per uno. Andiamo a vedere l'aggiornamento nel punteggio. Quindi riesce comunque la Wisp a mantenere le distanze, il più 5, ma si è sbloccata anche la formazione dei Titans a San Marino. 6 a 1 per i Warriors. Andiamo noi a giocare a Che Canestro.
Allora, chi sono qui i telecronisti di questa sera? Ecco qua i due capitani, praticamente mantengono il microfono in mano per la telecronaca. Allora, prima vediamo l'azione dell'ultima gara di Albergatore Pro Rinascita Basket Rimini, vinta domenica al Flaminio contro il Guelfo Basket, e poi ci sarà il vostro commento partendo dai Titans questa volta, e poi ci sarà il commento invece dei Warriors. E allora andiamo a vedere prima il commento, sono Massimiliano Manducchi, Mandu, e Franco Foschi in voce. Grillini prova una magia, non facile, tra l'altro Grillini di nome di fatto, gli abbiamo visto fare uno zompo clamoroso in cercare di recuperare la palla, ma rimbalzo ce l'ha RBR, prova Pesarese a attaccare col suo tipico movimento insistito e fa un numero. Il primo nome chi era? Okay. Ecco qua, okay, capitano, sei pronto? Sì. Allora, quando vedi partire le immagini puoi partire con il tuo commento. Grillini prova una magia, sbaglia, l'RBR prende il rimbalzo con Saponi, la passa a Rivali, Pisaresi che prova a fare una magia, il suo solito tiro entra. Bene, bene, bene. È stato bravo anche a rimediare con la piccola imperfezione, però hai rimediato e questo è importante per un telecronista. Sei pronto, capitano? Andiamo, quando partono immagini anche per te. Grillini, un mezzo miracolo, errore, rimbalzo RBR, prova il contropiede, palla a Pesaresi che avanza, cerca il suo movimento, tiro, canestro. Molto bene, fate un applauso ai nostri telecronisti del futuro. Allora io do ai Warriors 3 punti, preciso come al solito, puntuale come anche nelle volte precedenti, bravo. Ai Titans do 3 punti, perché come dicevo prima sei stato bravo nel correggere subito quell'errore che ci può stare in una cronaca che dobbiamo immaginare dal vivo, però insomma ti sei reso conto di aver sbagliato il giocatore, quindi hai posto prontamente rimedio. Andiamo a vedere a che punto è la nostra sfida, vediamo il punteggio. Siamo con i Warriors Wisp Rimini a 9, i Titans San Marino a 4, ma ci sono ancora tanti punti da assegnare. Però prima di fermarci, io ormai vi ho chiesto come è andata a scuola, quando avete iniziato a giocare a basket, la squadra del cuore di calcio, basket, di tutto. Però voglio sapere il vostro gioco preferito. Avete un gioco preferito? A parte il basket, usciamo dal basket. Se c'è un gioco preferito, che può essere o un videogioco, ma anche può essere un gioco tipo nascondino, anzi io mi auguro che ci sono molti che mi dicano un gioco da cortile, di quelli che si dice che non si facciano più, ma si fanno fortunatamente ogni tanto. Capitano, sei un po' indeciso? Passa il microfono, allora vediamo se qualcuno... Dodgeball. Ok. Anche per me dodgeball. Anche per me dodgeball. Minecraft. Frisbee. A me mi piace, sì, palla prigioniera. Brawl Stars. Dodgeball. 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 Andiamo anche un giro veloce per i Titans. Inizia tu, capitano. Non lo so, io non ho un gioco. Te giochi solo a basket. Io giochi da tavolo. Giochi da tavolo. Ce n'è uno preferito? Ce n'è uno che ti piace in maniera particolare? Jenga. Jenga. Ah, ok, ho capito. Ci sono arrivato. È ritardo satellitare, sì. Monopoli. Monopoli. Calcio fiorentino. No, aspetta. Tu hai fatto calcio fiorentino? Sì. Dove l'hai fatto? Nel cortile? No, no, sono curioso per quello. No, perché abbiamo una scuola con un campo da calcio. Sì. E allora un giorno abbiamo fatto calcio fiorentino lì nella scuola. Bello, bravi, 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 complimenti. Fortnite. Fortnite. No. No, era, no, non era il campo. Giocano a calcio fiorentino, no? Che è quello dove praticamente ci si ammucchia tutti attorno al pallone, quello lì, no? Sì.
Ecco, adesso ho semplificato, mi perdonino perché sono gli amanti poi del calcio fiorentino e mi dicono no, è molto più è complesso. Prego. Il mio è Fortnite. Andiamo sulla PlayStation quindi o... Fortnite. Anche te? Tedesca. Io non ho un gioco preferito. Non è un gioco preferito. Ma l'avevi detto tu, capitano? Sì, io ho detto che non ho. Che non ce l'avevi, che solo, giochi solo a basket, l'avevi detto. Ti è venuto in mente nient'altro intanto? Niente. Basket o niente? Però PlayStation? Neanche PlayStation? Niente? Proprio. Serio? Casa, basket, scuola? Compiti. E compiti. Bene, è il momento di fermarci un attimo per una breve pausa. Dopo torneremo perché la nostra sfida, ed è finale, continua! Eccoci nuovamente insieme, allora, secondo tempo, seconda parte della nostra sfida è la finale di RBR che gioco il basket, prima edizione, andiamo a vedere come si stanno comportando i Titans San Marino e i Warriors Wisp Rimini, 4-9, questo è l'aggiornamento del punteggio, quindi più 5 per i Warriors. Noi andiamo a giocare al nostro Scrabble. Eccoci qua, allora, sapete già il gioco, questa volta il campione si nasconde dietro le lettere. Nella prima riga c'è il nome, nella seconda il cognome, andiamo a vedere la prima manche, sono tre. Siamo in Italia, eh? Andiamo con i 10 secondi. Non si è prenotato nessuno. Io sono sicuro che quando vedrete comparire il nome, insomma direte sì, l'avevo già sentito. Andiamo a vedere la soluzione. Gianmarco, ci eravate arrivati? Pozzecco. Eh già. Seconda manche. Titans. E Audo Abbas. Andiamo a vedere se hai indovinato. Ed è giusto! Un punto per i Titans. Terza e ultima manche. Dieci secondi e la finale, abbiamo fatto un po' più complicate le prove, sappiamo che sono bravi. Warriors! Wilt Lambrianke. Ripeti, questo nome come suonava? Wilt Lambrianke. Sì, con qualche lettera che non è comunque lui, è scaduto il tempo. Che avreste detto voi? Sì. Wilt Cambin Brush?
però con la C iniziale, mi hai detto, con la C iniziale. Quindi già, andiamo a vedere la soluzione. L'avevate sentito nominare anche questo, sì. Sì. Bene, allora, punteggio basso in questa finale, ma ci sta partita tattica. Potremmo dire con le difese che andano meglio sugli attacchi, andiamo a vedere l'aggiornamento nel punteggio. Siamo con i Titans che si sono leggermente avvicinati, però ancora ci sono 4 punti di differenza con i Warriors a 9 e i Titans a 5. E noi adesso andiamo da Christian di Fisiochinetica, che ci dà qualche consiglio, soprattutto a voi, anche perché è in partenza un corso molto interessante proprio organizzato da Fisiochinetica. Ciao, sono Christian della Fisiochinetica. Oggi vi parlerò di alcune capacità fisiche e motorie importanti nell'età preadolescenziale. Ci siamo accorti da numerose visite che alcune capacità motorie, come la coordinazione, l'equilibrio, l'elasticità, sono un pochettino venute a mancare nei bambini di oggi, nell'età preadolescenziale. Causa la sedentarietà, le tante ore sui banchi di scuola e la poca motricità, nel senso che mancano tutti quei giochi di strada, come si facevano una volta, in cui si sviluppavano tutte le capacità motorie. I bambini, giocando per strada o comunque giocando tra amici, sviluppavano automaticamente tante capacità che oggi vengono un pochettino a mancare. Quindi, dato questo, abbiamo valutato di costruire un corso ad hoc proprio per incentivare queste capacità motorie, che andrà proprio a diciamo lavorare sull'equilibrio, sulla coordinazione e sull'elasticità. Molti bambini fanno fatica da piccoli a toccarsi le punte, quindi cercheremo di lavorare per migliorare soprattutto quella caratteristica, ma molto importante anche l'equilibrio e la coordinazione motoria, che sono il caposaldo per il controllo del proprio corpo, per il controllo motorio. Dalla prossima settimana sarà attivo il corso, quindi potete iscrivervi chiamando la segreteria di Fisiochinetica. Benissimo, allora noi continuiamo la nostra sfida, andiamo a giocare a Il campione della porta accanto. Ogni settimana la prima squadra di Rinascita Basket Rimini ci fa un regalo, perché un giocatore di Albergatore Pro viene ospite in studio nella nostra trasmissione. A voi il compito di indovinare di chi si tratta e poi praticamente verrà qui in studio e potrete fargli delle domande levandovi qualche curiosità. Invece le prime domande dovranno essere finalizzate a cercare di indovinare appunto il nome del giocatore. Siete pronti? Allora, innanzitutto, buonasera, campione della porta accanto. Buonasera, buonasera a tutti. Bene, prima domanda. In che anno sei nato? Nel 1986. Wisp. Rivali. Sei Eugenio Rivali? Sì, sono io. Questi hanno, devo dire che sono preparati dall'anno, è un'ottima tecnica, perché insomma dall'anno si riesce a capire. E allora Eugenio Rivali arriva qui in studio, intanto segniamo i 3 punti, vediamo Eugenio, però accompagniamo l'ingresso, poi andremo a vedere in seguito. Vai a salutare pure tutti i ragazzi. Ciao. Eugenio, eccolo qua. Ciao. Eugenio Rivali, grande playmaker di Albergatore Pro, vieni qui al mio fianco, sì vieni, passa dove vuoi. Allora, mettiamo qui al volo, perché così adesso, visto che ti hanno fatto solo una domanda, sappiamo solo di che anno sei, adesso invece vi potete levare qualche curiosità in più. Allora, chi vuole partire con le domande per Eugenio? Da quanto giochi? Sono ormai 26 anni, ho iniziato a giocare che ne avevo 6 e ormai ne ho 32, quindi ormai un bel po' di tempo. È da tanto, sì. Il tuo film preferito? Ostia, difficile. In verità non amo
vedere tanti film, quindi non ti saprei dire un titolo preciso, né forse La ricerca della felicità, ti direi. Da 1 a 10 quanto ti piace il basket? 10. Qual è il tuo cibo preferito? Un bel piatto di spaghetti alla carbonara. Qui la carbonara piaceva, mi sembra, sì, anche. Ma... E mangiavi pesante prima di essere un campione di basket? No, in verità ho sempre mangiato normale, ho iniziato a giocare a basket che ero un poco più che un bimbo e quindi ho sempre mangiato normale, ecco, non stando attento perché è importante per il corpo e per tenersi in forma, però niente di particolare. Ecco. Senza esagerare con le diete. Titans! Che genere di musica preferisci? Domande pensavi fosse facile? No, esatto, no, questo non lo pensavo, però e come un po' per i film mi piace ascoltare di tutto, passo molto tempo in macchina, quindi ascolto un sacco di radio e quindi mi dà la possibilità di ascoltare vari generi. Fai un passettino più verso di me, Eugenio. Ok, perfetto, qui sono un po' più al centro. Prego, Titans. Dopo il basket è lo sport che preferisci? Il calcio, sì. Prego, Whisper. Come andavi a scuola? Benino. Diciamo che lo sport mi ha sempre portato via tanto tempo. Io quando ero più giovane ero un po' pigretto e quindi così, dai. C'è mai stata una partita in cui hai avuto molta difficoltà a giocare? Ce ne sono state parecchie purtroppo, sì, perché fortunatamente ho avuto la fortuna di incontrare un sacco di giocatori forti e quindi di avere un sacco di difficoltà contro tanti giocatori. La miglior partita giocata in quest'anno? Per ora quest'anno direi forse la partita in casa con Bologna, direi quella lì, sì. Sperando che dai, te ne siano delle altre. A iniziare dal ritorno con Bologna, che sarà proprio questo sabato, quindi sarà il big match. Prego. Qual è il tuo giocatore preferito di basket e di calcio? Allora, di basket, togliendo un po', diciamo, le superstar campioni NBA che dici, direi Chris Paul, che è comunque un campione NBA, però non è, diciamo così, scontato. Per il calcio ce ne ho parecchi, mi piacciono parecchi giocatori, però adesso Messi, dai, io sono cresciuto con il mito di Messi, quindi dico Messi. Ti sei mai infortunato? Sì, più volte purtroppo, fa un po' parte il rischio, no? Del mestiere, quindi vari infortuni in varie parti del corpo purtroppo, sì. Si ricorda quanti punti ha fatto in una partita, il maggior dei punti? Allora, mi ricordo sì, perché anche se è successo ormai più di 15 anni fa, avevo forse la vostra età, loro quanti anni hanno? Siamo tra gli 11, no, 12. No, forse ero un po' più grande. 13 anche, sì. Avevo forse 14, 15 e ne feci 63 in una partita memorabile per me, perché comunque una volta che ti succede una cosa del genere te lo ricordi, ecco. Gli avversari in verità erano anche forti, era Varese ed era una finale al torneo Garbosi, che è un torneo, adesso sinceramente non so neanche se lo fanno più, però c'era un torneo molto importante a Varese ed era la finale ed eravamo a Varese, era dato gusto, dai. Diciamo che se ne ha fatti così tanti, è genere che di solito invece è il play proprio classico che cerca di mettere il ritmo agli altri, vuol dire che i tuoi compagni proprio non stavano No, in verità no, ma mettevano in verità, anche loro. No, in verità ho cambiato molto il mio modo di giocare. Quindi eri po' più, sì, una volta, realizzatore. Sì, quando ero giovane avevo avuto la fortuna, o non so se è fortuna o che, di sviluppare molto prima degli altri, quindi ero molto più grosso degli altri, non molto più grosso, però avevo una bella struttura fisica che mi permetteva comunque di, o prendevo la palla da una parte e arrivavo di là, quindi facevo sempre quindi un sacco di punti. Sfruttavi il fisico, sì, facevo insomma, sempre un sacco di punti. Prego. Come ti sei sentito la prima volta che hai fatto canestro in partita? Allora,
questo è difficile perché ormai sono veramente iniziato a giocare a 6 anni, primo canestro. Beh, facciamo non me lo ricordo, ma tra i grandi è stata una bella emozione, una bella sensazione, da gusto, sì. Chi è il giocatore più forte della tua squadra? Attenzione qua che ci si fanno dei nemici. Attenzione, infatti per non farmi dei nemici io dico io stesso. E potrebbe non andarci distante, perché in effetti è sicuramente tra i migliori. Avete qualche altra curiosità anche? Quello con cui hai più amicizie degli RBR? Non ho capito, scusami. Quello con cui hai più amicizie degli RBR? Ma in verità con tutti, perché sembra una risposta scontata, però gioco da un sacco di tempo con parecchi giocatori con cui gioco quest'anno, però non posso non citare che Broglia, perché siamo cresciuti insieme da quando eravamo ragazzini tutti e due di Pesaro, giocavamo veramente da quando avevamo la vostra età insieme, poi abbiamo avuto la fortuna di continuare tanto della nostra carriera da senior insieme, quindi dico sicuramente Giorgio. Prego. Sei sposato? Sì, sono sposato e anche un bimbo, sì. Ti è mai capitato una partita molto particolare che ti sei magari sentito strano, oppure il gioco particolare magari? Situazione particolare, sì, ci sono sia le partite in cui ti senti un po' meglio che dici stasera mi sento bene, che purtroppo ci sono anche situazioni in cui dici stasera qualcosa non va, quindi sì, ci sono tutte le partite forse, no, hanno qualche sfaccettatura di particolare in sé. Prego. Quali sono le sue origini? Io sono nato a Pesaro e niente, sono di qua vicino. Quanti anni ha e come si chiama il bimbo? Allora, il bimbo ha 1 anno, compiuto il mese scorso, e si chiama Matteo. Oltre al playmaker, che ruolo ti piacerebbe fare? Ma direi il pivot. Il pivot. No, il pivot, in verità non il pivot, però un lungo un po' atipico, così, mi piacerebbe, sì, un po' mi stupisce. Saresti molto atipico. Intanto ci provo, poi dopo. Molto, molto atipico. Classico lungo minor. Qual è il tuo videogame preferito? Il tuo, scusami? Videogame preferito? Giochi? Oddio, no, io ancora giocavo quando ero piccolo e non gioco più. È rimasta nella memoria qualche il Game Boy per noi era qualcosa di magico. E adesso... c'era un videogioco particolare, su Mario Bros. So. Mario Bros, dai. Andiamo sul classico, sì, sul grande classico. Sì, sul grande classico. Tu, io più con Pac-Man, perché sono della generazione. Ma un po' anche io, effettivamente Pac-Man non era male. Bubble. Oh, Donkey Kong, insomma. Esatto. quelli siamo proprio, no, loro. Beh, adesso hanno fatto le versioni nuove, no? Esatto. Ci sono tante le versioni, no? Il Pac-Man, ho visto che adesso è molto diverso da una volta era più semplice, insomma. Donkey Kong adesso l'hanno proprio, è tutto un altro gioco, nei nostri tempi un altro. Avete qualche altra curiosità per il nostro campione? Prego. Da piccoli eri basso? No, nel senso che, come dicevo prima, ho sviluppato abbastanza presto, quindi alla vostra età ero tra i più alti, a dire la verità ero tra i più alti, adesso sono tra i più bassi ovviamente, però quando ero giovane sì. Prego. Ha mai pensato di provare anche altri sport da bambino? No, ho provato la pallacanestro perché la faceva mio fratello e mi sono trovato subito a mio agio, con i compagni, con lo sport, mi divertivo, stavo bene, quindi non mi è mai passato per la mente di provare altro sport, no. È stata una fortuna. Sì. Quanto sei alto? Sono alto 1,78. Avete qualche altra curiosità, ragazzi? Sì. Arrivano, vedi. La tua bibita preferita? La bibita? Tè alla pesca. Il tè alla pesca? Tè alla pesca è diverso. Vedo che c'è il capitano, per esempio, che ha il tè alla pesca come migliore. Ce ne sono diversi. Anche il brodo alla pesca. No, perché noi, devi sapere, ormai loro vengono qua sfida dopo sfida. Allora, praticamente abbiamo
Anche detto, abbiamo chiesto anche il piatto preferito. Mm-hmm. Ormai ci è rimasto così in mente, non ci si cancellerà più dalla mente, che per qualcuno è il brodo, che solitamente... E beh, qua va il cappelletto in brodo. Il cappelletto in brodo. No. Il tuo preferito te l'han chiesto? Sì, lo spaghetto alla carbonara. Ah, alla carbonara, sì, giusto, è vero, sì, che avevano detto. Adesso mi era sfuggito. Qual è la marca di vestiti che preferisci? Mamma, ma qui andiamo proprio sul... Ma sono molto uno da tuta, quindi vado più su Nike, Champions, Jordan, queste cose qua. Sì. Quindi andiamo più sullo sportivo. Sullo sportivo. Sullo sportivo. Prego, passate il microfono dietro per questa domanda. Il cantante preferito? Dite, ha chiesto la musica, il cantante. Ma non sono ferrato. Non ti sei preparato, no, però, No, ma non, sai, non è che qui un'intervista così non l'hai mai dovuta subire. Madonna mia. Questa la passo. Niente, non c'è. Qual è la tua marca di scarpe preferita? Ale, andiamo con la marca di scarpe. Però di scarpe per giocare a basket. Non per giocare a basket. No, per giocare il basket. Per Nike. Ultima domanda. Vai. Se c'è. Ho visto che hai preso il microfono. Niente, ci sta pensando, vediamo se viene in mente. Abbiamo detto tutto, abbiamo chiesto tutto, sappiamo moglie, figli. Esatto. Non ti ha chiesto il nome di tua moglie, però. Cristina, se lo volete sapere. Ecco, arrivata intanto. Come ti sei sentito la prima volta che sei andato in televisione? Emozionatissimo. Non sapevo cosa dire, ho detto "Dio, adesso cosa succederà?" Invece dopo è andata abbastanza bene. Confesso, questa è l'intervista più difficile che tu abbia mai fatto, Eugenio. Confessissimo, forse questa è la più difficile di tutte. Benissimo, allora in bocca al lupo, mi raccomando, continuate a farci sognare. Sabato big match a Bologna, insomma, prima ovviamente Albergatore Pro contro seconda, sperando che rimanga, anzi che diventi più ampio questo divario di 6 punti, insomma, che per il momento avete. Ce l'auguriamo anche noi. Molto bene, in bocca al lupo, grazie. Viva il lupo. Grazie Eugenio. Allora, un altro applauso al nostro campione della Porta Accanto, grazie! Grazie Eugenio, ti liberiamo, ti lasciamo tornare da moglie e figlio. No, adesso prima vado da Coach Bernardi. Vai dal coach, va bene. Ok, grazie, allora un applauso ancora, sì, non ti preoccupare, lascia pure, sì, recuperiamo. Ecco, Eugenio Rivali, nostro ospite questa sera per questa finalissima. Abbiamo chiuso davvero con un grande campione della prima squadra. Ora andiamo a vedere l'aggiornamento nel punteggio. Andiamo a vedere, perché qua siamo sul 5 Titans San Marino, 12 punti per la Wisp. E adesso andiamo a giocare a tutti a canestro. Allora, come ve la siete cavata con i tiri questa settimana? Com'è andata? Dei cecchini? Dei cecchini? Titans, voi per cercare di chiudere questa sfida con un buon punteggio? Bene? Allora andiamo a vedere prima proprio i Titans. Ottima prova per i Titans. Vediamo se i Warriors non sono stati da meno. Vediamo come se la sono cavata.
8, quindi 3 punti, 3 punti per i Titans. Andiamo a vedere l'aggiornamento nel punteggio di questa finale. Siamo 8-12. 8-12. Ci sono 3 punti a disposizione, però andiamo fino in fondo, ragazzi. Andiamo fino in fondo per il punteggio e andiamo a giocare a Mate Basket. Tre domande di matematica legate al basket. Andiamo con la prima. Concentrati, ragazzi, per il miglior punteggio di questa finale. Se la mia squadra segna 7 triple, 4 canestri da 2, 7 tiri liberi, quanto segnerà il tabellone? 36 punti. Warriors dicono 36 ed è giusto. Seconda domanda: se mancano 7 minuti e 25 secondi alla fine del secondo quarto, quanti minuti e quanti secondi sono già stati giocati? Titans. 2:35. 12:35. Ed è giusto, 12:35. Un punto per i Titans. Ultima domanda di questa finale. Se siamo al quarto minuto e 48 secondi del secondo quarto, quanti minuti e quanti secondi mancano alla fine della gara? Titans. 25:12. Ed è corretto! Un altro punto per i Titans. E allora, punteggio finale di questa finale, di questa finalissima. 10 Titans, 13 Warriors, Wisp Rimini, campioni di questa prima edizione di RBR Che Gioco Il Basket. E allora noi andiamo con il coro finale. Allora, ragazzi, siete pronti per il coro finale? Partiamo con i Titans e poi chiudiamo con i campioni di questa prima edizione. Però prima devo chiamare al mio fianco Maria Chiara Ricci, che è stata parte fondamentale di questa prima edizione di RBR Che Gioco Il Basket, insieme a Gianmarco Zannoni, che ha curato la regia. Le facciamo un grande applauso, perché è la persona che ha curato insieme a me tutte le scalette, tutte le prove. Quindi davvero un altro applauso, perché Maria Chiara lo merita. Grazie mille davvero per questo lavoro che hai fatto, insomma, per noi, insomma. Ti faccio fare proprio un saluto, e però un ringraziamento mi sembrava doveroso per tutto il lavoro che hai fatto in maniera encomiabile. Ok, no, io ho curato dalla preproduzione alla produzione. Sono contenta di questa esperienza e grazie a Roberto. Grazie. Mi ha permesso di farla. Grazie mille, grazie. Grazie Maria Chiara, ci tenevo appunto a un suo saluto in questa ultima puntata. Allora, coro dei Titans. Titano! Un applauso ai Titans, che prendono la seconda piazza, che comunque, insomma, una finale, ragazzi, è sempre una finale. Rimarrete anche voi nell'albo come finalisti di questa prima edizione. Coro finale per i Warriors, Wisp Rimini! E per Fede! Sempre con i Warriors! Fede sempre con i Warriors! E allora, con questo chiudiamo RBR Che Gioco Il Basket. Si chiude questa prima edizione. Grazie davvero ancora a tutti per averci seguito. Grazie, ricordo ancora il nostro regista Gianmarco Zannoni, che ha curato sempre in maniera impeccabile tutto quello che c'è dietro le quinte, tutto quello che non si vede ma che è fondamentale per la trasmissione. Un ringraziamento a tutte le società, a Rinascita Basket Rimini, a tutte coloro, le società che hanno partecipato, a tutti gli istruttori, i responsabili, i presidenti che hanno accompagnato i ragazzi. A tutti voi ragazzi vi faccio un grande applauso per la grande sportività che avete sempre dimostrato in queste sfide. E da giovedì prossimo RBR Che Gioco Il Basket passa il testimone a
che gioco il calcio, perché parte con la seconda edizione la nostra rubrica dedicata in questo caso al calcio giovanile. Ancora grazie a tutti e buon proseguimento!